Bene, bene. Sta girando un sondaggio shock su Roma. Abbiamo visto prima i sondaggi a livello nazionale che danno il PD a gonfie, il PD di Renzi a gonfie vele nell'ultima settimana, con un aumento dell'1-1,5% rispetto appunto alla settimana scorsa. Invece girano a Roma dei sondaggi agghiaccianti, sul comune parlo. Il Movimento 5 Stelle al 29%, la Lega Nord, primo partito del centrodestra. Questi risultati del sondaggio su Roma sono appunto quasi scioccanti. Certo, c'era da aspettarselo dopo gli scandali di Mafia Capitale, ma in ogni caso colpisce vedere il Movimento 5 Stelle in testa al 29% delle intenzioni di voto dei romani. Anche con una forbice di approssimazione del 3%, sarebbe sempre il primo partito. Il PD infatti si ferma al 25%. E se anche ci consoliamo, come si dice a Roma, se consoliamo con l'aietto, cioè diciamo che il PD prenderebbe con questo 25% la stessa percentuale più o meno del 2013, un 1% in meno del 2013, però dobbiamo guardare alla coalizione che scompare praticamente. Gli alleati del PD nel 2013 appunto assommarono al 16%. Ora SEL e una civica di centrosinistra insieme non raggiungono neanche il 7%. In totale il centrosinistra, secondo questo sondaggio, sarebbe al 32%, il 10% in meno sul 2013. Un scenario pazzesco. Non so se ce la si farà a recuperare questo gap. Tra l'altro gli elettori ormai hanno dimostrato più volte di votare in maniera mirata e intelligente. Il caso fantastico di scuola è avvenuto l'anno delle europee, per esempio cito a Livorno. A Livorno, nello stesso giorno, nelle stesse ore, negli stessi seggi, il Partito Democratico a Livorno da solo arriva quasi al 53%. Però perde il comune, cioè gli stessi elettori che hanno premiato il Partito Democratico con il 52% alle europee, in quello stesso minuto che stavano in cabina elettorale hanno votato per il candidato del Movimento 5 Stelle, perché probabilmente il candidato sindaco di Livorno era una pippa, perché probabilmente diciamo a Livorno pesava una eredità negativa della vecchia casta, mentre il giovane fresco Renzi, che aveva svecchiato il Partito Democratico, viene premiato da quegli stessi elettori che eleggono Nogarin sindaco di 5 Stelle, viene premiato con il 52,5%. Quindi è possibile, ed è possibile e sarà possibile, se non riusciamo ad invertire la tendenza, che questo avvenga anche a Roma. Ma sulle unioni civili su cui c'è stata un po' di polemica, insomma, nell'ultima settimana da parte sempre di questa sinistra archeologica che trova ogni occasione per polemizzare con il PD. Ma su questa polemica voglio leggere cosa ha scritto Aurelio Mancuso, che è il presidente di Equality, un'associazione nazionale che si occupa di diritti, non solo di diritti omosessuali, ma di diritti. E soprattutto naturalmente è un dirigente riconosciuto, insomma uomo riconosciuto nel campo dei movimenti LGBT, oltre ad avere il piacere
del fatto che Aurelio è anche il commissario politico che Matteo Orfini a Roma ha regalato al nostro municipio, al quinto municipio, al nostro territorio, e sta facendo veramente bene in un rapporto molto stretto con i circoli, con i territori. Ma Aurelio in questo caso con questo scritto parla su uno dei temi a cui ha dedicato tutta la sua vita e dice appunto che sulle unioni civili troppe urla e poca coerenza. Dice Aurelio: leggo post di fuoco contro il Partito Democratico responsabile di aver fatto saltare le unioni civili al Senato. Comprendo che simpatizzanti di SEL, possibile 5 Stelle, accreditano questa tesi bislacca. La legge, dice Aurelio, sarà calendarizzata in aula quando finirà il voto sulla riforma del Senato, posizione sempre sostenuta da Renzi in tutti i suoi interventi negli ultimi 2 mesi. Oggettivamente, vista la marea di emendamenti dell'opposizione sulla riforma del Senato, non è stato possibile, come aveva chiesto il PD nella Capigruppo, votare l'8 settembre, per cui si voterà definitivamente la riforma costituzionale il 13. La sera stessa o la mattina dopo le unioni civili saranno calendarizzate e inizieranno il loro iter in aula. Siccome dal 15 per legge, ripeto per legge, dice Aurelio, il Senato deve affrontare la legge di stabilità, è ragionevole pensare che si arriverà a gennaio per le unioni civili, per la definitiva approvazione. Ma la cosa più curiosa è che quelli che battono forte le dita sulla tastiera, alternando il loro umore tra l'incazzatura perché le unioni civili non vanno avanti e la volontà di non sostenerle perché a loro dire solo una schifezza, queste stesse persone, diciamo, non in questi anni hanno fatto ben poco e forse per la prima volta, grazie al Partito Democratico di Renzi, ci sarà una legge che ci equipara ai paesi più avanzati. Posto il fatto che tutte e tutti, conclude Aurelio, vogliamo il matrimonio egualitario, o si è d'accordo che le unioni civili sono un primo passo, oppure dovreste essere contenti per le difficoltà che incontrate grazie all'ostruzionismo dei clerico-fascisti. No? Quindi, ironico, insomma, Aurelio dice se davvero voi contestate anche i contenuti di questa legge molto avanzata, che certo non è il matrimonio egualitario, ma è qualcosa che si avvicina moltissimo al matrimonio egualitario, allora dovreste essere grati a chi fa l'ostruzionismo in Parlamento contro la riforma del Senato, perché e soprattutto chi fa l'ostruzionismo in Commissione Giustizia sulla legge degli unioni civili, a partire da Giovanardi e Gasbarri, dovreste essere d'accordo con questi clerico-fascisti. Ma andiamo avanti raccogliendo l'appello finale di Aurelio Mancuso alla coerenza su questi temi. Ma ancora Clapton, lo avevamo lasciato con l'ultimo suo gruppo, che erano appunto i Derek and the Dominos. Avevamo ascoltato il grande brano Laila, un gruppo dove Eric Clapton suona insieme a Duane Holmon, un altro grande chitarrista. Ma subito dopo questo disco
c'è la morte improvvisa di Jimi Hendrix. E Clapton, che era molto amico di Jimi Hendrix, soffre molto, molto, moltissimo per questa scomparsa di questo suo grande amico e di questo suo, diciamo, ideale chitarrista. Insomma, Clapton riconosceva in Jimi, anche se tra i due c'è sempre stata una forte competizione, però riconosceva in Jimi Hendrix un grandissimo maestro. Quindi muore Jimi Hendrix, ma muore anche Duane Allman in un incidente stradale, e Clapton entra in una in un periodo di fortissima depressione, e per lui si aprono le porte dell'inferno della droga, e ci vorranno mesi, mesi e mesi, e l'aiuto di amici come il musicista degli Who, Pete Townshend, per risollevarlo dall'abisso. Clapton, Eric Clapton, allora, grazie appunto all'aiuto di questi amici che gli stanno vicino, si rimette in pista incide un disco che si intitola 461 Ocean Boulevard, un disco da cui ascoltiamo adesso la quinta canzone, Let It Grow, una canzone dall'incedere lento e ammaliante, e che ha una chiusura solenne e bellissima alla George Harrison. Andiamo con la quinta canzone, Let It Grow. To read the signs, to tell me which way I should go to find the answer, and all the time I know, plant your love and let it grow. Let it grow, let it grow, let it blossom. There's nothing left to show. Plant your love.